Innanzitutto volevo fare un caloroso benvenuto, dare un caloroso benvenuto a tutti voi, grazie di essere qui. Volevamo ringraziare le autorità comunali che ci hanno concesso il patrocinio gratuito del Comune di Seveso e l'utilizzo dell'auditorium che praticamente lo condividiamo con la scuola. Ringraziamo anche perché in questo periodo di crisi economica, insomma, sono riusciti finalmente a organizzare anche quest'anno la manifestazione della festa della donna. Due parole della nostra compagnia. La nostra compagnia è un laboratorio teatrale amatoriale che riesce a vivere grazie all'impegno e l'autofinanziamento dei propri componenti. Siamo tutti lavoratori, padri e madri o studenti, padri e madri di famiglia, e viviamo con passione, una passione vera, autentica, l'arte teatrale. E siamo orgogliosi di questo. Il nostro teatro è un gioco di squadra ed è formato da ragazzi e ragazze dai 12 anni in su. E tutti partecipiamo attivamente a questo gioco di squadra. Il teatro aiuta a rafforzare i punti deboli e a superare paure, pregiudizi, timidezze. E invitiamo tutti coloro che ne fossero interessati ad avvicinarsi all'arte teatrale. Ringrazio tantissimo per il supporto morale di parenti e amici che ci seguono sempre. Vediamo, io tra il pubblico ho visto veramente tante persone che le ringrazio di cuore. Lo so, la maestra Vecchiati, che è stata la maestra. Bene, poi alla fine si raccoglie un buon prodotto, vero maestro? Tre. Troviamo la nostra amica, la Maria Sardella. È stata la regista precedente del nostro gruppo, che è una scrittrice di talento, che ha vinto numerosissimi concorsi, è una professoressa di lettere e con la quale ultimamente stiamo mettendo in piedi dei recital e stiamo facendo dei lavori bellissimi, veramente bellissimi. Ringraziamo anche i signori Boneschi che sono qui presenti con noi, che fanno parte dell'associazione Onlus Tommaso Boneschi e per i quali faremo una replica di questo spettacolo al Cineteatro Santa Valeria a maggio. Per cui invitiamo tutti coloro che volessero rivedere la nostra commedia, oppure hanno parenti, amici che vogliono vedere questa commedia, di venirci a vedere il 11 maggio al Cineteatro Santa Valeria. Ringraziamo anche tutti i nostri papà, mamma, fratelli e sorelle che vengono coinvolti nella nostra passione teatrale, che ne so, per cucire i teli. Quest'anno abbiamo fatto una scenografia molto molto bella che è stata dipinta da una pittrice molto di talento che è la signora Lucia Seneca. È un artista a 360 gradi, è una pittrice, è una poetessa e fa parte dell'associazione Gli Amici dell'Arte di Meda, con i quali collaboriamo attivamente in tante manifestazioni. E ora veniamo allo spettacolo di stasera. È una commedia scritta da Rino Silveri ed è formata in due atti, fra i quali ci sarà un breve intervallo. La commedia è ambientata in una cascina della bassa milanese, si intitola Fragio Mondo. Non vi svelo nulla della trama perché sui programmi di sala una sintesi c'è. Però vi dico chi è Rino Silveri. Rino Silveri è un grande uomo di teatro che ha una carriera lunghissima sia come attore di teatro che scrittore, che ha lavorato con dei nomi importanti del teatro milanese, Dario Fo, Frank Carame, Rita Pavoni,
Rita Pavone, e insieme a Piero Mazzarella ha recitato in tantissimi teatri. E ha fondato nell'89 Teatro Sempre, è un centro tecnico formativo dove mette a disposizione dei giovani la sua grandissima esperienza per fargli imparare l'arte teatrale, come l'arte teatrale, il canto e la danza. E vi dico ancora un'ultima cosa, poi finalmente vi lascio allo spettacolo. In linea con la tradizione del nostro gruppo teatrale amatoriale, che vuole associare il teatro alla poesia, all'inizio della rappresentazione ci sarà Stefania Buraschi, che è una nostra attrice, che reciterà una poesia che ha scritto appositamente per questo spettacolo. Si intitola Il teatro, mentre ne ha scritta un'altra per la compagnia e l'avrete stampata nei programmi di sala. E poi vorremmo anche fare un caloroso applauso per le new entry, che con questa commedia teniamo a battesimo. Abbiamo Battista, Daniel, e ora finalmente vi auguro buon divertimento. Grazie. Anche l'intimità
Ma va sì che Luca Giove, quella va di una frega con la storia dell'intimità, il passaggio del civillino, ora mai. Facciamo di bella civiltà, sfidimi! Allora, qui
speravi che finiti di parlare devi andare a rispondere Lucrezio, eh? Allora, Fiore, tu mandavi il desiugan? Se mi consideri il muro comunque vita della famiglia, speri che lì, e che avvenga niente il contrario. Papà, il Memurud si chiama Ludovico, non il muretto. Ma come? È proprio te che chiedevano di essere chiamato Cirillino. Brava, te non proprio bella di che. Ma sai che c'entra? Lui è sempre chiamato il muretto. Bene, chi mi ingazza? Anche a me i desideri fa parte della vostra famiglia. E dopo tutto, mi pare che ho fatto già abbastanza. Vera Gilda, allora va benissimo, che parte te meriti. No! Ma certamente, vera Gilda, sì. Anche se di volte sei per giornate in tre senza patvì. Quante sarei sudata, però mia. E capirei che gli uomini hanno bisogno di un po' di libertà. E tu si abituerebbe. Infatti mi sono sempre a spasso, ma la sempre qua. Però Gilda, per vedere proprio mi avessi mi molto fa a Semina d'Italia. Il matrimonio di Matusa è una roba importante, però è cortese, che i te, in cambiare, che chi più se da mente spegne. È un male. Chi è che è? C'è una maggiore libertà che la pasta no. E qualsiasi giù in me, me ne girano in pochi in saccoccia di da me. Ma che mi è più dietro la porta? Ma vedi chi è, va? Se mi tradì, che per una maggiore comprensione, per... Che un fra! Un fra! Fa passare! Che bella! Deo grazia! Offrimo un bicer d'acqua, se ne vi mei a e lasciami un cantun per mangiare un toc de fai formaggi, la mia colazione. E se peuri offrima, mi l'accettarò, ringraziando il Signore, che la sarà senz'altro il me che la mia. Che saponda, piatto di minestra, un bicchiere di vino, quelli sì, perché poi muore la tua rete. E mi lo accetterò uno interi, ma mi fido alla provvidenza, che fidesse anche una depulastra, se non se sa che la coscia le mie. E non che me ne parli, un bicchiere un po' di setasso, grazie, ma che bravo figlio, grazie. Mamma, le mie veramente sono delicati e la mia mamma era di Arona. Ah, una bella no, di Nuvara, provincia di Nuvara. Del resto una realtà Nuvara la faceva parte della Lega Lombarda, quindi può di quasi chiamarsi Milano e San Camillo. Vabbè, allora se è per questo, anche mo prima Nuvara, anzi Nuvaria, la faceva parte dell'impero romano. Però di chi la chiama romano, mi denoara anche in cuore. Lui di dove è? Ah, mi de Milande, porta Genova. E già, è Gareso. Se di nuovo il punto di verso romano un calù. Eh sì, perché nel 222 avanti Cristo è in più. O addirittura è il punto di avesse francese. Perché Mediolanum l'hanno fondato i Galli insuli. Ma ti sapevi che dicendo dai francesi? Credevi che l'unico francese che mette il piede a Milano e fottesse un platini fa venire a giocare a San Siro. Ma il tu era neanche a francese, l'era mia. E poi c'è meraviglio che se parla poco è il brillante. E vero neanche questo? Sì, Gio, grazie, quanta che ne sta. Vai, mi fila la provvidenza. Mi sembra la fase della vita no. Se meraviglia minga,
se ringrazi il Signore prima di mangiare, se ringrazi no prima di mangiare. Ma il nostro ordine non lo prevede. Ringrazio un dumacun la mente. Per minga sembrava lì tu usa, io sbiate, era un po' come la perfetta Letizia Francescana. Se mi tocchi in voi questo. Ma guarda, Gilda, mi de fra, me intendi poco. Ma lì. Ma lì no, Francescana. Era? No. Ma di fatto. Infatti la tonaca è diversa. Te vedi dolore del stomaco? Sì, ma basta bene. Tu mando bel più. E prima che mi finisca sta minestra, è il tuo dolore e ti sarà passato. Ma di cosa ti vedi? Del disi, ma del smentegliere subito, eh? Della congregazione degli ordini degli umiliati. Ah, ecco! Che conosce? Ah, è valido dolore. Com'è che avrebbe fatto? Adesso mi vedi un bel bicchiere di me e te passa di su. Se può avere un bicchiere per far stare anche il cretino. Allora, questi è quinta no perché è la saggia. Finì questi e sta minestra, ti te stare bene come te li fai. Come fa a sapere che le critiche qui con lui? Domando bel più, devo sfidare, fede e umiltà. Come per la faccenda di orazione, per prima, no? Bisogna sapere di senza che gli altri lo sappiano. Che mi scusa, ma mi capissi no. Allora, torniamo alla perfetta Letizia Francescana. Un dì è il santo che disse a fare loro. Se non stai fedele ad esempio di santità e giusto, anche a quella, le sarà no la perfetta Letizia Francescana. E più se tardi, San Francesco continua. Fra Leone, se non stai fra, guarisce i ciechi, fan camminare i zoppi, disturbe nel demonio. Tutti parlare del sto mondo come se c'è il tuo scorso, sarei in grado di vedere non domani del futuro, ma anche in del credo e in della coscienza della gente, anche a quella del sarei no la perfetta di Dio. Anche se riuscisse la riuscita a tutti i modi. Allora fra le ore, e che domanda a San Francesco, padre, per piacere, te prego, quale sarei la perfetta di Dio? E San Francesco, San Francesco gli risponde: noi arriveremo a Santa Maria bagnata come di furesì per l'acqua che ci ha fatto spurta e palta, affamata. Ficcaremo alla porta del custode e lui mi domanda: chi sei vi altri qui? Lui di vostro frate. Ande via, Busiar! Ci due imbruglioni che vi in giro a rubare le mosse nella pura gente. E il meder baranò. E ne lascia la fiora al freccio sotto l'acqua la neve e a sto in cui. Ben se noi supporteremo il freccio, l'acqua, la fame, e disare in convinto che il custode è da Gesù. Allora quella della perfetta Letizia. Nostro Signore Gesù Cristo la dì, bisogna vincere se stessi e supportare offese e sofferenze. Quanti altri la vi pensate? Ma che fra impidi che ringrazi mica il Signore prima di mangiare? Mi? Se la perfetta Letizia. Perché ho pensato che a Gesù è di vivere. Se sei guarito. Tu benissimo, non ti niente. Ma allora lui le fra Giocondo? Te conosce te meno? Quelle minga bene per me, che le minga sembrava di tu sei ordinario. Quanto il Signore esaudisse una mia preghiera? Le nove di me, le dite tite che avete te e che se ne buono. Comunque riceve la sua grazia. Ma ti sei sicuro di aver il mal di stomaco? Tu benissimo, però puoi avere un piccolo di vino. Certo che te puoi avere anche a buca l'altra che fa. E no, calma, te però pretende che il Signore ti aiuta sempre. Ma terzo, ma quello che è? Ma lei presso un altro che sei prima anche tu. Peccato che lui le minga passate chi ieri.
ma che era un mal di testa che voleva minga passare. Le è uscito in tale la farmacia. No, ma minga eri sto mal di testa e devi provare tu. E che minga sta adesso. E invece tu, a quanto pare, e fa guarisci in presa. No, mi fa guarisci! Mi cerchi di aiutare qui che non abbia di aiutare, che gabbia in fede. Va bene, caro il mio fra, quanto se cade bisogno, se ha sempre fiducia. Fetoli, minga fiducia, fede! Comunque, nei casi come so, un sistema è di salire. Lui è battistato nel mal di testa. Abbastanza, ma perché? Perché che sarebbe un sistema del popolo. Del popolo? E come sarebbe? Adesso un po' più curioso di sapere anche a me. Allora, mal di testa, mal di dente, raffreddore, quando capita, lui è il ciappa un po'. Minca troppo grande, eh? Perché la testa vi muove in tre. Niente, a sto punto lui è cascia il col del furbo, quanto un po' le cose si danno. Considerare da io che prendo. Ecco una roba compagna, il Berlinga di Vesuvi, ma adesso fai tu. La vanità di Vesuvi, per me è il privilegio, deve essere considerato un privilegio. In sci, vi già come me, e per consolare dai paradiso. È mica vera, è mica vera. Ma tra questi ti malate su un se chiamare infortunato. Per te scatapera bisogna sentire sdente, davvero sincera dell'umiltà. Accettare il proprio destino senza lamentarsi, rifugiarsi in una fede profonda, sentita, convincersi che verso diversi altri è il vermica del proprio destino. Anzi, accettare i propri guai come una prova più difficile e dimostrare che sbunta superare. Certo, ma perché allora fan partire in condizioni di inferiorità rispetto agli altri? E se fidesse un vantaggio, è per lui, è il mio scusa, è una sua. Veramente, è una palla uscita di là. Da due anni, lui, sempre stai sci, eh. Ecco chi, sei fortunato. Ma non è il tuo mal di stomaco? Senti di niente, Fra Giocondo, le bravissime, anche giù a stare a zero. Oh, la fa di miracolo! Minga sentì quella parola lì, per nessuno ti fa il muro. Mi sono un uomo come gli altri, né più né meno. Se in quei film le guarì, né perché doveva guarire, o meritava di guarire, ma mica entri niente. Basta, le ringrazio dell'ospitalità, ma adesso è arrivato il tempo che mi devo andare via.
sospettando che ha bisogno più sei materialmente, gli offerti, gli elemosini che vengono a fare, quelli vengono buoni per chi patisce e che ha bisogno di più materiali. Quella scarsettina qui è per gli offerti. La sera più vera è sta rominga lì a vedere chi e quanto mettere lì. Da bravo prima. Tacci, tu cicciano. Ma non fa bene il battistone. Tenti che sta cassetta. Mi dà la disimbaccia davanti a questa cosa. Metti via questa storia. Da tiratura di barba a fine. Ma che si ricorda dei desmirafaghi? Che va con me? Mica da di chi lo mangia più di no? Compagno dell'aria, non potete più dare. Fiesa da andare. Neanche un frate. Porco cane, se fai in più, resti a pure. Fammi a pure. Metti con quei coschini. Metti con quei coschini. Che dopo, dai, metti. Metti con quei coschini. Ma passi, passi, dai. Che ne se smuore qui là, dai. Dai, belle cimera. Per il Battistone, per il Fragio Fondo, grazie Fragio Fondo. Ringrazio il signor, mingami, ringrazio il signor. Poi deve fare un altro papiere. A me fa niente, la carità la deve spontanea. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e sperate al sentendista cassetta qui per se no. La citerai spesso, per la cura del corpo, a quella sì che ti tengo. Anche a questo è un atto di fiducia. Lui si fida di me, perché magari che vinca il coraggio del Signore, ma mi accetti i poteri per il cuore. Le vie del Signore sono infinite. E Lucrezio, va la strachita. Ti aspetto un mese. Veri parlac a quattro ecce. A quattro ecce. E gli altri mi faranno un piacere di andare via. Veri confessam. Confessam. Di. Ma se succede, ma. Oddio, ma se parli sul serio, godi se manda Giuseppe. Ma che di Giuseppe? Con lui. Veri confessam. Con lui e nessuno da te. E sì che puoi fare. Ma il fatto che lui è il vostro confessato con me, non con Don Giuseppe, non è un buon proponimento, è il pentimento, è che deve essere. E vi ascoltate o no? Ascoltate, sì. A quattro ecce. A quattro ecce, più di tanta gente, a quattro ecce. Allora? Ciao, ciao, passiamo anche io. D'accordo. Qua. E mi daranno la soluzione. Se il pentimento è il povero svera, la soluzione va sempre a dare. Le è un atto di fiducia per chi si confessa. Le buona fede da una parte e dall'altra. Allora, prego. È che sono minga troppo convinte e mi aspetti. Se ne venga convinto. È che però devi trovare la decisione. Se ne venga convinto, credi non ascoltare. Che ne dici? E per vedere che sarà la porta. Oh, subito. Un attimo perché sono ingrassato ultimamente, può far dire a Caterina. Però, purco, è vero, mi su mai sta malato. Adesso che le sa, sarà me che ne secchi anche a me. Ah no, più a me. E sarà una spiegazione, è disposta la gara. A quanti e ricordi e ne una mo' in confessione. A quanti e dovevi dire? Sì, ma perché a me? Perché a me e non a Don Giuseppe? Perché? Perché mi vergogno. E anche per questo non si confessa. È il pentimento, la vergogna. Perché è una roba grave. Don Giuseppe, mi è il cognosi troppo. Il sacramento della confessione, della base.
base della nostra religione. De chi è capo? Ma le no questione di sfiducia. Le che summi che si venga spiegando. Vedi che lui non ha un punto per confessarsi. Forse la favea per la prima cosa. Che dici? Le proprio quel che volevi. Veri, ves, consiglia. Sì, proprio perché è il decognus, no. Che ne dici allora? Lui e si domanderà perché prima stavi mica in pe, subito dopo. No, prima domandi me. Ma mi pare evidente che lui è sta meglio di me. E allora e si domanderà perché seguiti a fa finta di aver smalato. No. Mi domandi appena quando è che si decide a spiegare sta facendo. È mica facile, ma le sa che lui è bel cagato. Prima che il medico dovesse confessarsi, più ne non amo più. Fica paura! Per comincia a contare nel tema della morta non prima, ma le sa che è bel bene, che si decida. A quel punto vieni dire. Mi. E sono veduf. Mi dispiace. Avevo poco. No? Con una tusa. Dicevamo un bel corso. Dicevamo un bel corso per sapere di più. Una tusa. Le nove. Le tante. Le tantissime. Per me le tutte. Questo è che fa uno. Minga troppo. Mi sono cosa faria per minga perdera. Le parlo oggi. Un momento. Cosa per dire? Per piacere. Che me la san davanti. Se de no, e perdi l'inviata e le blocchi un'altra volta. D'accordo? Allora, gode parla o gode stacito, che se decida, La mia igre, la gara, desnuranza. E l'anno passato l'estate lì per sposarsi e mi è il mentato. Mamma mia, oh. E allora? Lui era un bravo figlio. Sì, e dici mica di no, ma è un canadese. Perché? Cosa cani canadese? Ma cani niente, ma no, però la cavalleria più vivi trasferis là. E lui sarebbe resta su le scene. E dopo? Da una parte sei neanche contenti, ma l'idea di vederla più vicino. Su Giacomo, se sa che le destini, che i figli prima o poi vaghen per la sua strada. Anche al mio la due lui fa un po' di tutte, c'era già un po' di chi se l'ha sempre per il problema della pignata. Miguel no. C'è la pignata. Ma no, quel problema lì, mi sei anche rassegnato. Ma un lì, che se li cascina a voltare il fence, invece di un po' di mente sul taipelle, vorrà già in mente la stalla in mezzo ai vacchi. Ah sì? I vacchi. Insta la mia fortuna. E capita, c'è più. Ok, è retromorbide, però morale che si sta in le quindesti, però niente rotte. E i va? I va? Si impagna. No, perché lui non ha un peso più, ma è un peso per te. Che sei? Che sta lì durante la convalescenza che mi è venuto in mente. In mente cosa? Le fa finta di. No! A vedere tutti gli attenzioni, che la mia tusa la era per me. E un dì mi è venuto in mente pensare, piuttosto che la nada mia, preferiria vesmarà. Ma cosa dici? Cosa dici? Ma sa se non ti vesmarà sul serio? Ma sa che un pensiero del genere è una bestemmia delle volte. Alzò, ma che sta niente fa? E gli passava, e lì si faceva strada l'idea, tenela qui finché che passerà. Ma quando se la guarì, l'andarà via, e lì ma fu senza delle. E poteva no, trasferirsi in Canada. Alla mia età. Ma lì
che parte è per cambiare le abitudini, la maniera di vivere, sì, da un dia all'altro. E per lui è scuro, è moroso, è buona famiglia, e insomma, era tutto tremendamente difficile anche per lui e per la sua famiglia. È un fiore di vittanto. Sì. Piuttosto che rinunciare alla sua tusa, piuttosto che vederla contenta e sistemata lontana, la preferia tenere a chi a fare dell'infermiera, ma cosa l'ha inventata? Ho cominciato a dire che mi si muoveva più in gamba, che stavi più in pe, poi gli disse venga in radiografia e i consulti. E con Pissé mi trovava in niente, con Pissé insistiva a dire che il nome andava il nostro, aveva mica il pene, finché un cervello, credendo di essere tu al diagnosticare una malattia che l'assecciava nevrosi isterica, cioè che saresti mio, convinto e poter più camminare. Invece, sono convinto proprio dell'incontrare. E adesso? Che insomma è? Capissi deve essere in peccato e per rifar sperdonare. Sì. Che maniera? Che sono sentimenti di cosa succede? Prima bisogna riparare. Ma in che maniera? Sì, è che ha il coraggio di dire la verità. No. È vero a me liberare la sua tusa? Ah, questi, questi! A costo di perderla per sempre. E allora almeno guarisca. Ma in che maniera? Credi mica che puoi tu mandargli la sotto tu, che guarisca per suo più. Ma come? Come? In la stessa maniera che la di riesci non a muoversi. Che guarisca e basta, porca vacca, sa mica capire che lui che era mica malata, sarà in grado di vedere che i cagni, no? E se mi disessi che lui... Mi cosa? No, mi venite niente, per carità, me la sapeva mio, Ah, ma tu dovevi dire che la facevi più. Se mi guarissi, è per la stessa. Questo per mica il pedire, ma almeno io dovevi dire la mia coscienza le sarà a posto quasi. Piuttosto, farò finta di niente, per riguardo a lui, come se si fidesse confessato. Oh, è quel proprio che intendevi. Se mi fidessi confessato a Don Giuseppe, anche che fiducia, sia che potessi guarire o no, sarei sempre stare in vergogna, come aria fa a guardare anche a voi in faccia. Allora l'intenzione di guarire l'aveva fin di prima, perché confidassi con lui? E potevo no guarire basta. Ma lì avevo sì confessato prima e se no se dopo, una volta assolto. L'intenzione è come più che di peccato che si confessa, la deve essere sincera, la deve essere sincera, soprattutto in un caso come il suo. Allora, e guarissi? Se il tuo sentis meglio. Ma lui la che prometto un destacito, È il vero, cara? È il mio vero che complice? Mica prometti un bel niente. Piuttosto non vedere il suo comportamento, ma complice no. Adesso vorrei amica che lui è guarissa per paura che mi andasse in giro a puntare sulla verità agli altri. Oh, le proprie soluzioni che mi vorrei. Lui la che prometto di fermarsi, perché dopo mi veda confessarsi di lui. Mico prometti un bel lavoro, che il faga più mica per la fuga. Lucrezio, e chi piace? Che per comanda? Mica va bene sta lettera. È un uffizio puscati. Sì, le 3 chilometri, ma può riportare la mia in bicicletta. E per scrivere? Ma è per comodarsi là, nella mia stanza. Che fago più con comodo. Che te lo chiama Cleofè la mia tusa? Signorina Egle, Cleope, sul Giacomo. E ancora la faccia di lui che si confessa, Perché? Io non la faccio speciale. Che riceve la soluzione, va via sereno. Allora lui è il mio consiglio. Mi è consiglio un bel nagone, ho di città per fare.
Sì. Intanto a ti, Cleofe, compagna fra Giocondo e la mia stanza. Dai lo pure per scrif, spiegasse del parolino, torna di chi, eh? Subito. Signor frate, se mi volete seguire da quella parte... Ma se ne cadosca, tu sai. Ma che te dai metti in sci? Come mai ti diventi a russa, poi te ruscera, cos'è? Ma voi mi volete dire che io devo andare di là nella stanza con un frate da sola? Io mi vergogno! Ma adesso, vai a fra! Adesso capisci la cacca! Dende là che con me, te riste pure mia, nel cammino! Ah sì. Sono più sereno di lei. È proprio un santon. Vorrei dirti, devi pensare sempre al tuo canadese. Papà, sì. Oramai lei non ci domandava. Lui l'ha scritta anche a me, eh. Ma mi sta tranquillo che giura che te la sarò mai, eh? In che condizioni che vuoi. E se mi ci dessi guarì? Cosa te la mia fatica? Beh, la sarei stata diversa. Ma di giù, se capire che l'inglese non è niente. E poi, insomma, di tanti in tanti, avrei potuto vedersi, vero? Sì, certamente. Tu vuoi che si giganti facesse in giudizi? E no, è strano, Prima, intanto è che parlavi con Fra Giocondo. Sarà sta la suggestione, chi lo sa. Sarà sta il suo parole qui. Mi sembrava di sentir meglio anche fisicamente. Sì, certamente papà, ma sta calmo, eh? Oramai se sembra il segnale, bisogna no disperare. Se c'è bisogno, sta calmo, eh? L'è mica facile. Oh mamma, ci sto! Io me ne sono venuto da convertire, devo andare subito da convertire. Anche mo, ma te sei sempre lì. Anche adesso di là nella stanza, io ve l'avevo detto però, eh! Ma di non stupidarti! Ma una maniera che ti guarda, che mi fa venire i brutti pensieri! Ma che mazzetta, io non avevo capito se c'è che bisogno di un tot de mari. E non parlate in questa maniera che mi sento male veramente però, eh! Ma sta succedendo, scusa? Anche a scalmare! Vergogne! Avete sempre i denti che lo lì! Su, avanti! Di là dentro la cucina! La ti passa! E là sta stato Peppino, che invece di guariti ti fa diventare il bus lui! Un'altra volta! Sì, ma vale quella roba che te mi diserve? Del Ecco, ve ringrazio. Quel fio di prima è il marito tu portare lui apposta, eh? Chi è? Il Lucrezio? Quel fio di prima. Vecchia ministra. Sì. Lucrezio! Peggio! Ecco, questa è la retta, Sì, sì. Appena un intervallo di te, un salto a punta. O adesso, o mai più. E Greg, dammi una mano a tirar su, vuoi andare a riposare? Aspetta, la mano a Camillo, aspetta. Pian, e tiri su. Pian, va, pian. Qui. Lasciamo andare. Ma che se va? Ma siete lì, per mamma, no? Va. Vedisi, te lasciamo andare. No, mi parla, che potete camminare. Le mie signore sono infinite. Vedi, che mi fa per sentire sicuro sui ma se la sono suggestionata la sua presenza, guarda, che è pericoloso. Mi previ? Se mai? Bene. Bene, piano. Oh, è il cammino! Oh, è il cammino!
fare io proprio. No, no, piano, piano. Oh. Papà, basta, Sforza, no. Leggi una roba meravigliosa. Chissà che sia vera, Ma... E come spera? Male, è dipende lui. È dipende lui. Se fa, sapete, ripeti, le vie del Signore si sono La fede! Ma capiva, con Lucrezia! Un momento, sarà me destro di te, sarà me chiamando tu, perché di volte la forza di volontà la ferità, però le me minga fidas. Cito! Adesso cito tutti, Veri prua, aveva su di Signor, che tu ma lui il popolendo dispone il nostro destino. Se il suo Giacomo le guarì, né perché la prega con tanta pietà e sincerità, finché le stava giovedì, ma che un'altra maniera per arrivare direttamente all'Altissimo. Ed è quella di fare del bene al prossimo, ai nostri fedeli. Se la mia tonaca per gli altri è preso un punto di riferimento alla bontà che mi sentite regalare, allora per la congregazione della carità, tu ma per fuera, vivo se lo è una strada per arrivare direttamente a chi che la bisogna, e ne conoscimi chi che la bisogna, e se ne impiedisse minga sta è per dire che a sto momento, che in gir tanta gente, le poca. Nel posto di lavorare. Ah, vi fa la vostra offerta? Bravi, bravi. Lucrezio, ma dite conosce chi do persone chi è? Ma sì, i tu parlo della stalla che risiede. Che coraggio, dai, fa passare un altro, su, te che comunque tieni su. Sì. Fa passare un altro, perché per te in quei posti non c'è. Che se le cose dei sbilafaghi che va promesso. Vai tranquillo, sta tranquillo Lucrezio, vai. Anche dei cimminafaghi che gubre sta. Qua c'è. Ah sì, certo. Fa passare un altro Lucrezio. Fa 15.000 fra. Sì. Ma lui è che da carapo. Sì, sta tranquillo, te però, dai. Comunque, Lucrezio, la mia lettera? Sì, tu la lettera. Che le mica mo? Che smetterà di tutta. Che sono rimasto bruttato, tu sta facendo del suo Giacomo, che camminava, Ma appena un intervallo di tempo, un salta a aperto. Dai. Ma lui è mi darà qualcosa per un servizio di Pony Express. Ma adesso cosa è impresa? Dire, con mica trovate di sta chinga qui. Sì, ma passa un attimo, Lucrezio, pesca te sfera un po'. La creofe. A te lo scelgo. Che la dire un po', no? Sì. La pensa sempre tu alla roba. Insomma, lì, cosa puoi fare?
Va bene, falla passare, ascolta, non falla passare. Senti, perdemmi la tempo, fa la tua richiesta, se ti vuole la tua offerta e prega lo spacca per te, ma ti prometti niente. Partire. Allora, signor frate, io mi stavo chiedendo, no? Ma voi non è che un marito me lo potete trovare? Perché voi se volete lo trovate sicuro, Ma te ne c'è proprio un'agenzia? Fuori solitario con quel corte. Ma stegheti nella trama, il casta in settima, vedete? E allora, insegnatemi voi come posso fare una pensare a certe robe. Certo che la pensare mi fa fare. Ma è difficile alla mia, cioè le... cioè agli uomini della verità. Va a ballare la domenica, alla mattina a messa e a dopo mesdì, va a ballare. E a sera? Perché a mia chita mi preoccupa. Alla mattina a messa in chiesa prega e a dopo mesdì battesi in giro. E a sera? A sera che posso fare? Ma cacchio, in domande fa alla sera. Se se ne parti, bev tanta camamela, se vuoi dire. Che mi faccia campomella? E io provai una volta un mamma veramente. E mi ambisce un po', come. Credi mica che deve essere risolta. Ma il mio problema è che poi faccio certi sogni che voi non lo potete manco immaginare. E io non me li voglio nemmeno raccontare, ma sono venuta qua apposta, ma che devo fare? Allora, voi lo sapete che aiuto Ego a curare suo padre con la figlia, con la malattia, no? Ecco, è successo che una sera, che avevo bevuto troppa camomilla, se vede, mi sono sognata. Mi sono sognata? Che cos'è? Oh, diavolo che mi dentro, diavolo che mi dentro! Sì, ma niente grappa però, eh. Io mi sa che mi sognerò voi.
Fai un paraduro al massimo per via svia. Va e prega che te ne bisogno, va. Vai, prega. E voi facite la preghiera per mia, però, per favore. Sì, ma sono ossa per evitare. E che sarebbe un sistema, ma come fu? Ho preso della via per evitare il mio cuore. Va, va, e che il Signore te tenga lontano dalla grappa, va, va. Sarebbe minga più se facile se il Padre Eterno il dimostrasse, vesi.
bisogna avere gli occhi per vedere. Basta guardarsi intorno per accorgersi che è. E poi, gli è parlo troppo facile che sia lui a far vedere. Basta cercare per trovare. È vero. Lì, quando ti dici una su, mi senti meglio. Prima di te bisogna avere spuntino. Beh, però... Però è difficile. E guarda che chi dubita, le fossi, se disegna signore, di qui che l'accetti senza pensare. Il fatto di metterli in discussione è una prova della sua esistenza. E no, se no di chi se ne è vera, e poi quando viene in giro di Sant'On come lui, mi si fa dubita. Allora di la caffè? Beh, mi dici che la fede è una roba rara. E domani il signore tu dovrà scernire chi merito o no. Ah, le dici che mi non sono un Sant'On? Mi dici che non c'è niente. La mia credo no? Facciamo una roba. Vedi sto Cristo in croce? Vedi? Mi adesso vedi che parli. E qua lui è il Messin, è il vengiò della croce, è il fado pirulette per il tuo bacio. Chi è che tu non è con me? Angelo, mi cavete no, no, mi parli con me. Lei cosa ne dici? Ma, se ti dici lui, ma sinceramente mi pare una roba un po'... Ah, sì, la fiducia. Ma somiglio un Sant'Onio. E lei Gilda, cosa ne dici? E lui sul Cirillino? Me no, ma mi dici che lui è proprio vero di scherzate. Allora, mi scumetti 50.000. Allora? Ma Gavera, 50.000 franchi? E il fagano altro discorso, ripeti. Vedi sto Cristo in cruz? Mi adesso vedisi che pari. E qual lui è il Messen? È il vengiò della crusa, il fado pirulette per tornare su. Ma, beh, se le queste è vero, ma... come ti? Al contrario, naturalmente. Allora, questi di me, va bene che in qui di Puaret, ma sono sicuro della doppiare. Può di cominciare? Può di cominciare? Ma qualche è vero. Te ne sente? Te preghi de veni giò e fa do pirulet. Te ne sente? Sarebbe molto meravigliato se succedesse un qualcosa. Vedi minga perché. Te ne sente? Ma bene, ma come il vero che fa a sentire? Un crocifisso, lei! Allora lui è sicuro che il può sentire. Beh, mi pare evidente. E allora mi ci l'ho scoperto. Infatti, infatti mio Dio, che lui è ben giovane, ha fatto più lei. Quante? Quante il messe? Sono d'accordo con lui, il crocifisso vede lei, e però l'ho sentito. Ma c'è papà per un attimo. È mica vero. Lui che sarebbe piaciuto che succedesse il scorso. Lui è il no che sta su di me. Ma è lui che defida sul serio. Allora, te vedrà che arriva. In quanto i doppi due, per la discrepano per il cifo. Se no arriva lì a mani. In quanto vi altri, la vostra fede, quel telefono. Vi altri, che vi neanche un coraggio di rischiare. Fidarsi di voi, le troccone. Avei fiducia, le tutto un altro discorso. E chi è il nostro capo? Quella roba che le è successa. E dai da chi nota? Ma se no diventa quel che su no, su Mingun Sami. E per quanto riguarda suo papà, probabilmente era una malattia nervosa. E la mia presenza involontariamente, perché sia stata da lui. Ma le lui che la dice il discorso. Internamente ve dico. Ecco, questo è quello che pensi. Ma consigli, domandate. Ma certamente vera, almeno consigli. Perché non so consigli, professore, diventate anche consigli giusti. Guardatemi adesso, quelli non fermare stop, potete andare via, con occhio di fermarsi ancora di più, qualche fa o fai qualche qui. E la fa tanto! Ciao, cambiatevi. La mia offerta. Usa le patelle. Allora, il mio papà mi ha detto che adesso volendo potrà sposarmi e trasferirmi in Canada. Allora, se la dici lui, va via tranquillamente. Ecco, ma mi vorrebbe a me che chiudesse una legatura.
E allora va via, no? Ma cosa volevi gli altri? Una vita come programmata come fare il viaggio. Ognuno della vita è fare una scelta, o più sede l'una, ed è sempre un rischio, è sempre una fatica. Sapere su come è difficile arrivare sempre a avere disponibile per quel che viene deciso. E qui a me mi pare che lui avesse l'unica avere un po' di serenità in te. E che? Mi sono in giro perché è in quei vini che ha bisogno di me. E a questo in quei vini mi cerchi di fare del bene. E per un resto i miei problemi, le mie preoccupazioni, le mie paure, in stessi volte, né più né meno. Sa adesso che non sono entrambi dalla serenità. È del formale! Sta calma e parla con tranquillità. Il mio figlio, dove lui è salvato? Ma cosa ti dice Tusa? Cosa ti dice? E poi, prima tu sta quieta, mi cosa puoi fare? La gamba che è in vitria, sì. Le tammala e... Le tre a morire! Il dottor... Ma ti... Te fa forza! Te rassegnava! Ma mi continuò a rassegnarsi! Lui è per salvare! Tu ma lui è per salvare! Signor, perché da mamma sta riuscimana? Un aiuto alla sua misericordia, chi sono? Una parola, almeno una parola. Lei conosce il mio assurdo. Fate. Che non più. Disperano. Vai in delù, stai vicino. E prega. Cosa puoi dire di minga che ha capito un vil di tanti? Cosa puoi di farmi che sono nessuno? Ma lui è un santo, è il signore, lui l'ascolta. E come l'ha ascoltato il mio cugnato? Perché dovrei andare a ascoltare per quella povera anima là? È il signore. Le solme e minga me, e invece la fa. E invece cosa ha combinato lui? Mi! Ma se dentro in me! Tu ci hai creduto che lui è qua lì per bere in me, invece di minga vera, e lui ne sa che è minga vera! Ma sa che entra lui, è il signor che lo riuscì! Preghè il signor, se aveva minga in causa a sproposito, preghè, questo gli fa! Ma c'è un fondo, mi sono dismettegato di smettere la lettera, sta lassù! Da chi? Farò me, domani però, adesso mi andrà via, minga te, domani! Ma proprio adesso, scusa! È proprio adesso? Che quella povera Tusa mamma che ha bisogno di lui. Devo aiutarlo. Devi aiutare, già. Devi, per forza. A chi si rivolge nel momento dei bisogni? Ai santi. E i santi devono essere pronti a aiutare. Se no, che santini.
La sentite parmi che ho bisogno di pregare come un liviante, la devi attuci, via. Ho bisogno di stare parmi. Mi senti che adesso farà un altro miracolo. Sì, certamente. Capisci? Tu ci hai creduto, ma chi pensava? Caro mio figlio, che disgraziato un papà che ti dico. Nessuno immaginava un destino diverso per te. O fa del tu per fastidiare, di essere sana pera, casa di cura di sonno. Magari fossi in grado di guarire la gente, e invece se può. Devi andare via, devi scappare via, 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 basta con sta pagliacciata. Ma perché trovi il coraggio di dire che mi son non santo, son non frate, mi son un imbroglione, un ladder di gallini. Signore, se te mi ascolti, e le queste ti vuole far capire, questa volta forse lo capisco. Mi sa che sono arrivato al capolino. Ma Gioconda, che chi? Tre persone che vorrei vedere? No, basta, mi vedete qui sul video. No, colpa mia, ma lui insiste. No, basta, lo penso. Ah, sì, lo penso. E comunque, anzi, di realtà, è spettacolo. È un po' che si vede un nome, come deve. Già, finalmente ci si rivede. Lucrezio, fa un piacere, ti veda al succedito. E te che dice che io devo mica disturbare per un quei minuti. Va bene per gli altri un quei minuti. Io non ho tempo da perdere, eh? Un quei minuti va bene. E allora? Cosa te che ti dico? Mortino? Già, una volta mi ci hanno uscito da un stile. Gli altri sapevano che mi si rifarare. Le da lui che mi ci hanno infragio conto. La prossima volta come ti fece Maria? Ah, non ci sarà una prossima volta. Questa volta l'hai fatta veramente grossa. Come si dice, scherza quei parti da testa di sangue. E come per venire niente del genere? Un film, in televisione. La televisione tanti vedo è stupida. Cioè il fatto di andare a leggere necrologi per andare più in della vedova e far passare amici del marito per tirare con vito una misa dentro in un film e quindi. Oddio, le notti anche a questa le sia, però per un po' è andata avanti. Ma non ti vergogni, non hai alcun rispetto per l'avvocato. Lo sai che oltre a essere un reato, è anche un sacrilegio. Ma questi chi qua tre strage metto insieme? È un vistino è già, quello costa 50.000 franchi al dire. Che mica trovate scuole a resti del nome stesso per il meccanismo, io non sento spesso. Non fare troppo sviluppo, ho capito? E il tuo Fiat come sta? È sicuro con me. Adesso però gli altri, mi fai un piacere di buttare lo spedista da tua magliata. Come farò a scrivere quanto è il bene da sapere che mi metti dentro un'altra vita? Pochi sentimentalismi. È lì dentro. La refurtiva, che parlano una cosa, è la miseria, la refurtiva, o mica sparisce la Banca d'Italia, che sarà dentro a voi 250-260 mila franca al smarci. Domani mattina vorrei fare il vaglio per un mio figlio, adesso a sto punto come fa? Vabbè, direi che qui non c'è più niente da fare, potremmo andare. Sì, infatti, però volevi dire una roba, mi le prometti che scappino, ma lei non è il caso di niente che la cerchi. Che dovremmo anche usarti dei riguardi. No, mi hai messo qua c'è niente, se me ne frega niente. Ma dici a lui, perché le vai la fede? La fede? Cosa c'entra la fede? Eccole. Buongiorno. Speri mica di disturbare. Ma Giocondo, chi è questi genti? Di suoi amici? Entrai come di collaboratore. Fa parte della congregazione della carità, la parte alta, diciamo. Ma io credo un po' di vero. Veramente. Sì, grazie, ma devo scappare a subito. Che santone, Fratello Conda, quanto bene che le venga a fare. Vedi? E adesso è il mio papà e cammina come prima. Ma lui è davvero di niente, allora vera? Modesto ma lei. Vedi, per quanto mi ascolti, tu incumbi? Che a far guarire il papà di la tua chi? Su stami. E vanno a te che le tua opera del padre di te. Sì, ma con l'aiuto del nostro Fra Giocondo,
Sarà sta il signore a mandarmi, quel sì? Anche Lucrezio, perché fa quelli mal di stomaco, sì! Sì, sì, ma mica del tutto, eh! Prima che ci prega per il più, però, eh! Prima sì! E poi, quando dì che sarebbe sta lei, poi, le guarì! E me lo fa, allora? Giovanni sta senza camminare, e adesso, improvvisamente? Vedi che niente fa, lui con l'inter sia più in me di me, e va notte che le sta signore. Comunque cambiamo discorso. Se un viate, quanto te l'è che mi debba sta via? Dipende se da me. Non lo faresti partire, lo so. Lui è gay, molto attaccato. Fin troppo, e me non la via mai questo. Ma perché? Del partito? E non la rotta? Ricordami. Un chi e domani chissà che un progettino per mandare a Elba. Come? Visita a Francia. No, lei si confonde con Erba. Elba, isola. Villa! Infatti, te ne gemola tanti come me, ma probabilmente se vedi in minga del mio ordine. Comunque bisogna obbedire alla legge. La nostra legge. E mi dice intanto che mi mandi, se ne fa. Perché adesso è proprio ora di andare. Sì, è ora. Sì. Allora, arrivederci signori, e grazie del tuo sforzo. Che peccato però, che vada via. Ma faccio conto che dicono che si è rovinato tutto, che si è rotta a cuote. Ma tranquillo, Cristo, va via tranquillo. Ma la domanda. Incredibile, incredibile, non l'è passato. Se l'avessi minga visto un timencio, non l'avrei mai creduto. Quando sei arrivato a cadere la nella, un socchiolino mi regge mosche brava e continua a migliorare. E nessuno capisco come sia possibile. E la nella, Forastella, l'è stravolta dalla felicità e la continua a dire pregio fondo, l'è stanuto. E il disegno mi che faceva un altro miracolo. Che om! Che om! Papà, e il fiorino della merda, guarì il calumni sì! Come mi? Ma è possibile! Basta, come vuole dire che mi entri niente? Mi entri niente, il signore te la fa disegnare il piatto. Disegher di altri ti sumi in realtà, mi conosco la sedile. Disegher, lui è giusto che sappia, disegher ti sumi. Mi, o di no, digher ti o ti. Io. Chi è Fra Giocondo? Beh, mi sembra giusto che lui non si pronunci. Noi della congregazione sappiamo benissimo quanto viene falsa la sua parola e il suo continuo prodigarsi per. Ma così come vuole il suo abito, Fra Giocondo è schivo, molto schivo. Però, ovunque passa, lascia un segno. Potrei dire un senso di vuoto profondo. Gli sono stati attribuiti fatti straordinari, guarigioni, alleggerimenti d'animo. Ma lui non vuole sentirne parlare. Da uomo di fede, sa che c'è chi pensa a lui. E il salico di mica fermare. È destinato alle missioni e per un poco di tempo dovrà partire per prepararsi spiritualmente al nuovo incarico. Mami, ve posso assicurare che sentiremo presto parlare di lui, rotto com'è di una vita che l'esalta e che esalta per la fortuna di incontrarlo e di avvicinarsi a lui. Lo aspetta il ritiro, ma le minga la prima libertà naturalmente. Anche se la dire la verità, mi senti un po' strano. Ma cercherò sempre di far meglio prima, per quanto me ne sarà possibile. Quando è che tu darà? E passeranno quei anetti, gli altri cosa ne dici? Passeranno quei anetti, bisogna fidarsi della UCAT, la UCAT della congregazione, che si interessa di missioni in Uganda. E passeranno un po' di tempo. Comunque gli altri, fi sempre del bene, eh? Come fa fino adesso, ste mica entre qui le elemosini che mai a seguita le mette. Ma volendo fare una preofferta, chi è che ti può mandare il danetto? No, sa un indirizzo, quei cose. Allora chi dare chi? E le indirizza per il sanatorio di sopra. Non esattamente il sanatorio, ma un recuperare anche che dentro lì. È una carità diretta che se fa un fio di sedesani.
e può venirsi in me sul vostro freneo, il vostro bagaglio. Un caso le disperate, perché suo padre, più troppo, è un po' debuto. E se quel fiettino si aiuta, e resterà le parrucche, e chissà fino a qual potere. Se volete, la se volete. E sarei mica questa la prassi, e stonosse la congregazione, la che avrà fatto ben contrari. Tutt'al più gli si potrebbe indirizzare il denaro già raccolto. Ecco, magari integrandolo con le offerte di prima. Adesso no, questi contenti che si lì a lui e indirettamente anche a me. Però dai, invece la vostra offerta dei mica fa via. Ecco, bravo, che bravo, te la chiesa ti ha uscito. Cambiata, adesso, mi prendete. A partire a luce, è da polizia, dai. Fra Giocondo, se permette, può anche a me la mia offerta. 50.000 franchi! I miei risparmi, ma è il po' volentiera, volentiera. Chissà se Fra Giocondo riesce a far guarire anche attiva? Ma delle non impossibile! Guarda, te vedi com'è comunque che mi pregano sempre per quello che per sempre. Beh, Fra Giocondo, ormai direi che si è fatto bene. È ora di andare. Allora, ripeti, grazie del fiuti, gente. E Giacomo, se la vuoi scusare, lasciala scusare adesso che te stai bene, Lasciala scusare, Anche a me si scuserà. E il metariano la sua benedizione. Signore, ti te sei che povero che sono, sono mica c'è a media, però te sei che in sto momento mi sono sincero e ti domandi niente più se di quel che mi meriti, ma mi affidi alla tua necessità. Lascia un benedica la gentile, lascia una benedina del tuo nome per quanto le può valere la mia benedizione. E te preghi anche per quel fiume in sfebrato, perché te gabbia di proteggere. Te ringrazio per aver mandato in questo posto, dove forse indegnamente, ho seminato un po' della tua parola. E perdonami, Venuta, e la sfacciataggine di come è il peccato, come peccato. Mi raccomando, dago un giada anche a solo. Della Repubblica Italiana, articolo 19. Un uomo può ignorare di avere una religione, come può ignorare di avere un cuore, ma senza una religione, come senza un cuore, un uomo non può esistere. Lev Tolstoj.
gli ho chiesto di perdonare. Quando Gesù resuscitò, si fece vedere prima dalle donne, perché la notizia si spargesse più presto. Dio non ha fatto che l'acqua, ma poi l'uomo ha creato il vino, Victor Hugo. Vivi come se dovessi morire domani e impara come se dovessi vivere per sempre. Ma... che perdonerò mai a Noè, deve imbarcare anche una coppia di zanzare. Poi tutti dobbiamo morire e quelli che andranno in paradiso staranno bene per il clima, ma chi viene all'inferno con me starà in compagnia. La vita è il dono che Dio ci ha fatto, ma il modo in cui la viviamo è il dono che noi facciamo a Dio. Una vita breve, anche di solo un'ora, non ha meno valore di una vita vissuta interamente. Quando la vita ti dà mille ragioni per piangere, dimostra che hai mille e una ragione per sorridere. Venite scorta, Rodrigo. Il bambino chiama la mamma e domanda: mamma, da dove vengo? Dove mi hai raccolto? La mamma ascolta, piange e sorride, stringendo al petto il suo bambino. Tu eri un desiderio dentro al cuore, da gola. I miracoli sono sogni che diventano luce. Alan Drew. Non potrai mai apprezzare le giornate piene di sole se prima non hai vissuto giornate piene di pioggia. E quanto più buio vedrai, tanto più apprezzerai i momenti di luce. Dovevi dire che bella di Lola. E vai! Ma se è vero che esistono i miracoli, io mi chiedo uno solo: la magia di un vostro applauso per farci sognare tutti i colori dell'arcobaleno. Grazie a tutti! Sing it over. Amen. Amen.
captain of angels. Hey, Christmas morning. Amen. Oh, amen. Amen. See him in the temple. Oh, yeah. Amen. Walking with the elders. Oh, yeah.